con Enzo Bevar per presentare la 16ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra dal vivo e online dal 14 luglio al 2 ottobre 2021. Ben trovato. Buongiorno Federico, grazie. Raccontiamo la realtà di Libero Cinema in Libera Terra. Come sai, lo scorso anno, in risposta all'emergenza sanitaria, è stato il primo anno in cui non abbiamo potuto montare lo schermo del cinema itinerante nelle piazze e abbiamo comunque trovato una soluzione che è stata quella di proporre la visione dei film in streaming su MyMovies, accompagnati da dei talk che ci consentivano comunque di tenere accesi i riflettori sulle realtà, sulle cooperative, su quei territori che quotidianamente vivono il contrasto alle criminalità organizzate, allargando anche un po' l'orizzonte degli argomenti cari al cinema e approfondendoli con tanti ospiti. Proprio per questo anche quest'anno abbiamo optato per una formula mista che ci consente di tornare finalmente nelle piazze, nei comuni dove il cinema itinerante riaccenderà le serate, riportando anche lo schermo in dei territori in cui le sale magari non hanno neanche più riaperto, e quindi è ancora più importante probabilmente costruire insieme una proposta culturale insieme ai territori, intendo, ma i film saranno tutti comunque disponibili su mymovies.it assieme a un magazine. Abbiamo deciso appunto di creare 5 puntate di Libero Cinema Magazine che ci serviranno un po' a costruire un pensiero assieme a filosofi, giornalisti, attivisti, registi, autori, attorno a dei temi caldi. Iniziamo con il cinema che entra a scuola e quindi con un'attenzione particolare data proprio all'emergenza educativa che continua a essere per Cinemovel un pallino che sosteniamo da tempo, e assieme a questo ci saranno altri temi che avremo il piacere di condividere appunto con dei pensatori moderni. Quanti sono i titoli scelti per questa edizione? Ci sono 12 serate, 12 titoli diversi, si tratta di 10 film e 2 spettacoli che saranno possibili da vedere dal vivo oppure anch'essi su mymovies.it. Abbiamo dato una forte attenzione al cinema italiano, quindi su 10 film 8 sono documentari italiani di giovani e meno giovani documentaristi, ma comunque opere che pensiamo sia importante portare nelle piazze e avvicinare appunto un pubblico che diversamente con fatica probabilmente le avrebbe potuti vedere. Partiamo da Scritto in the Mafia, un bellissimo documentario della regista Kim Longinotto che racconta anche il non visto dietro alla straordinaria fotografa Letizia Battaglia, e accompagniamo due spettacoli prodotti da Cinemovel che sono Mafia Liquida e Ricchitopoli, e tanti altri film che sono comunque già disponibili da adesso sulla piattaforma di Cinemovel su mymovies.it. Quante saranno le tappe e in quali regioni? Dal vivo saremo presenti con 7 tappe in 5 regioni. Iniziamo da Lecco e saremo a Maiano di Sessaurunca in Campania, dove ci fermeremo per 2 giorni. Continueremo il nostro viaggio in Puglia, a Cerignola, a sostenere la cooperativa Pietra di Scarto, per poi arrivare in Calabria, a Polistena e a San Ferdinando, e chiudere con un'ultima tappa speciale al Giardino della Memoria di San Giuseppe Iato, dove appunto si chiuderà il primo blocco della carovana per poi ridarsi appuntamento, come ogni anno, a ottobre all'interno del Festival Internazionale. Raccontaci anche qual è la situazione oggi degli spazi sottratti alla criminalità organizzata. Lo faccio per cercare di riassumere un po' il pensiero di chi poi questi territori li vive ogni giorno. C'è un po' una preoccupazione nel vedere un tentativo di normalizzazione di un mondo che invece deve difendere con le unghie e con i denti quello che è stato conquistato fino ad oggi. Mi riferisco alla legge che ci consente di avere oggi sui beni confiscati in tutta Italia delle esperienze straordinarie di riutilizzo sociale. La paura di tornare a vendere i beni confiscati, di vederli rimettere in vendita nei territori dove sappiamo benissimo poi chi li andrebbe a comprare, è sicuramente una paura concreta che condividono tante realtà di cooperative nate sui beni confiscati. E quelle che raggiungiamo durante la carovana sono delle esperienze straordinarie, consolidate anche da anni e che forniscono in diversa modalità, dal settore agricolo alle cooperative di inserimento sociale di tipo B, un'alternativa concreta in territori ad alta densità mafiosa, e quindi oltre a fornire un'alternativa di economia legale, di prodotti biologici, quindi di prodotti anche di qualità, e sicuramente rappresentano ormai una conferma di un'alternativa possibile. Sicuramente c'è bisogno di tanta attenzione da parte dello Stato e di un investimento forse anche maggiore proprio per prendere queste buone pratiche e consentirci di allargarle a tanti beni confiscati che oggi ancora non sono stati magari neanche assegnati. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Tutti i dettagli sul festival sono cinemovel.tv, vi do però anche il riferimento della piattaforma di Libero Cinema su MyMovies, che è www.mymovies.it/live/cinemovel. 16ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra, dal vivo e online, dal 14 luglio al 2 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Enzo Bevar di Cinemovel. Un in bocca al lupo e a presto!
Grazie a te Federico, grazie a voi e come sempre con piacere, a presto.